Radio Radicale, siamo con Claudio Martelli per parlare del referendum costituzionale del 20 e del 21 settembre. Allora, lei voterà convintamente no. Che cosa la preoccupa di questo taglio che secondo molti viene spacciata come una riforma che provocherà tanti squilibri in assenza diciamo, di correttivi che devono diciamo, essere messi alla prova? Ma io non ho mai visto, quando si è di fronte a un organismo che ha dei problemi, che sia un organismo umano, che sia un organismo vegetale o animale, problemi che devono essere curati, che richiedono delle terapie, può trattarsi di terapie antibiotiche in caso di infezioni, in caso di infiammazioni. E non ho mai visto che si procede invece con dei tagli indiscriminati, perché in questo modo l'organismo si aggrava, non è che si risana. Quando si è di fronte a un organismo malato si cerca di curarlo, di riformarlo, di rimetterlo in forma. Poi si tratta di discutere come. E può darsi che tra le altre cure sia utile anche quella di un suo dimagrimento, di fare dei salassi, come si usava una volta. Però in generale si tratta di riformare l'intero organismo. Non ho mai visto invece operare, sì, ho visto o si vedeva nel Medioevo, con dei tagli indiscriminati. Amputare un organismo in genere non è la soluzione giusta per curarlo, si rischia di ucciderlo. E poi non capisco neanche perché si debba tagliare il Parlamento del 40%, ma allora perché non tagliarlo del 70%? Se è tutto inutile, se quella è la casta, anziché essere l'espressione della volontà popolare, come è scritto nella Costituzione e come io penso che sia, e come è in tutti i paesi democratici, se il Parlamento è l'espressione della volontà popolare, quindi il luogo per eccellenza della democrazia, rappresentativa, certo, ma democrazia reale, beh, non si capisce perché bisogna pigliarsela col Parlamento. E i cittadini privati del Parlamento quale alta tutela avranno un domani? Se dovessero, come dire, temere una svolta autoritaria o degli errori drammatici o delle ingiustizie profonde nell'amministrazione dell'economia o della stessa giustizia, come si difenderebbero? Come potrebbero mai difendersi senza un Parlamento, senza qualcuno che li rappresenti? Dunque tutto nasce in realtà da questa polemica su cui è sorto il Movimento 5 Stelle, contro la democrazia rappresentativa, contro il Parlamento descritto come casta. Io adesso mi sono un po' avventurato sui social da quando sono direttore dell'Avanti e anch'io ricevo i messaggi, ma come Martelli, ma anche tu difendi la casta? Ma come la casta? La casta esiste in India, è la separazione tra esseri umani a secondo del grado di purezza che possiedono davanti alle divinità locali. Ed è una separazione atavica ed è qualcosa che deve essere superato e purtroppo non lo è ancora abbastanza in India. La casta, intesa come Parlamento, è una demenza scritta da un giornalista che ha avuto un grande successo, che però intendeva qualcosa di diverso per la verità, Gian Antonio Stella, l'altro autore che mi pare fosse Rizzo, Sergio Rizzo, e rappresentavano un sistema che era quello della Prima Repubblica, di una troppo lunga permanenza degli stessi personaggi al potere, di tutti i loro intrecci familistici, nepotistici, clientelari. E quello certamente era un male che doveva essere affrontato e debellato, ma questo non vuol dire che il Parlamento sia la casta, questa è un'aberrazione assoluta. Senta, lei vede delle analogie con la riforma della Camera che fece Mussolini nel 1928 quando ridusse a 400 il numero di parlamentari? Io ho qui un foglietto, se mi fa la cortesia di prenderlo e di guardarlo, che è un manifesto elettorale del Sì, lui. Sì, 1928, certo. pubblicato sull'Illustrazione Italiana all'indomani del taglio dei parlamentari. Mussolini ridusse a 400 il numero dei deputati. Aspetti, lo inquadro anche così, eccolo qua.
Ecco, dove, allora lei vede delle analogie tra questa cosa? Assolutamente sì, sono evidenti queste analogie. È l'idea che riducendo un organismo si vende al pubblico incolto l'idea che si sono ridotti dei costi, beh certo ci sono meno stipendi da pagare, meno segretarie, meno eccetera eccetera eccetera, ma è questo il problema dell'economia italiana, direi proprio di no, perché è stato calcolato che rappresenterebbe il risparmio lo 0,0007% il costo di un caffè, dunque non è certo questo il risparmio necessario nei nostri conti. Argomento quindi che non esiste questo del risparmio economico. Secondo, non esiste quello della funzionalità, perché non è affatto vero che un Parlamento ridimensionato così del 40% funzioni meglio. Terzo, in realtà a che cosa corrisponde? Un po' quella polemica anticasta, ma il primo a fare la polemica antiparlamentare fu Mussolini, o uno dei primi, vennero anche da sinistra certe polemiche antiparlamentari. E quello in genere è l'inizio di svolte autoritarie. Le polemiche contro il Parlamento sono sempre il precedente che prepara il clima e intossica l'ambiente, e se il popolo bue, in questo caso, segue ciecamente queste indicazioni, è convinto di liberarsi di chissà quale tirannide, quale sopruso, mentre prepara e stringe il cappio della fine delle libertà politiche, che poi soffocherà innanzitutto proprio il popolo. E giustamente qui dice il manifesto che lei ha mostrato dell'illustrazione italiana dell'epoca, reca la firma di uno che garantisce per tutti, Mussolini. Qui adesso mi sembrerebbe un po' eccessivo paragonare Di Maio a Mussolini, non ne ha obiettivamente la statura. Lo spessore e spero per la verità neanche i difetti estremi. Certamente anche Di Maio è un estremista, o quantomeno lo è stato, poi è uno molto anche trasformista, sa cambiare, aggiornarsi, cambiare pelo, come si dice. Tuttavia l'impronta originaria si riconosce benissimo di questa campagna ed è la polemica contro la democrazia rappresentativa lanciata da Casaleggio, da Grillo, da Di Maio, come se quello fosse la sentina di tutti i vizi o il male da estirpare e da sostituire con che cosa? Ecco, perlomeno Mussolini ci metteva la faccia, sostituire con la dittatura. E qui sostituire con la dittatura della rete. E cos'è la rete? È il luogo in cui votano i 5 Stelle, ma se non votano neanche loro, si eleggono con 20 voti di preferenza l'un con l'altro e talvolta non votano neppure quando non gli conviene votare perché temono il risultato. E quando votano in poche migliaia per decidere cose che riguardano 60 milioni di cittadini, ma siamo diventati tutti deficienti, cioè dobbiamo dipendere da una votazione organizzata da un signore che possiede un'azienda privata che si chiama la Casaleggio Associati, che organizza delle votazioni sulla rete, con i telefonini, e dovremmo dipendere da come lui organizza le votazioni senza nessun controllo, senza nessuna certezza, e questo dovrebbe sostituire il voto di 40 milioni di italiani. Ma siamo diventati deficienti, io lo chiedo ai miei concittadini, ma come ci si può affidare a certa gente che ragiona in questo modo, fino a ieri ragionava in questo modo, e ancora adesso ci sta spiegando che si fa un grande risparmio tagliando un organismo come il Parlamento del 40%. Bene, io la ringrazio molto di questa sua testimonianza e della sua disponibilità, ringrazio Claudio Martelli.